la società di gestione è quasi del tutto della regione siciliana, e quindi guardiamo con una partecipazione particolare che nulla toglie all'attenzione e alla dedizione che il governo ha riservato e continua a riservare agli altri scali e alle altre società di gestione. Ma vedete, la Sicilia è la terra delle esagerazioni, perché se le cose vanno bene il merito è di tutti, se le cose vanno male la colpa è del Presidente della Regione. Il tema è di grande attualità naturalmente, ed io non mi sottrago. Il nostro governo con l'assessore alle attività produttive come il Turano ha operato, pur non avendo trovato neanche un foglio di carta sulla scrivania in materia di ZES, ha operato per arrivare all'appuntamento con Roma con assoluta puntualità. Tutto quello che noi dovevamo fare lo abbiamo fatto, adesso c'è la fase attuativa. Assessore, e fin qui ci siamo, abbiamo saputo tutti e le abbiamo vissuto tutti le incertezze, le positività e gli scommetterci su questa splendida struttura. A me piace in questa intervista capire un po' il domani. Intanto diciamo il passato: quando ero presidente della provincia funzionava, dopo è stato un disastro, ora che siamo al governo della regione lo abbiamo portato a risplendere. Il domani è chiaramente quello che le vede sui tabelloni: se Birgi è di nuovo collegato con tutte le capitali europee vuol dire che le cose vanno bene, ma non basta, dobbiamo continuare a lavorare. Il pensiero a chi va, a chi ci ha creduto come voi? Il pensiero va a tutti quelli che lavorano, perché far funzionare l'aeroporto non è il merito di Mimmo Turano, del presidente Musumeci, è il merito di tutti, i deputati, l'onorevole Lo Curto, del presidente Ombra, di tutti quelli che lavorano per farlo funzionare.